Ciao bambini, oggi insieme realizzeremo un laboratorio dal titolo Oggi sarò Arcimboldo il Gran Pittore. Infatti Giuseppe Arcimboldo sarà il protagonista e i suoi lavori diciamo che ispireranno il nostro. Egli infatti è stato un pittore abbastanza bizzarro, così come lo sono le sue creazioni, dove la realizzazione di volti e ritratti veniva effettuata accostando in modo sapiente diciamo vari elementi naturali, come per esempio i fiori, la frutta, gli ortaggi, gli animali. Oggi il nostro lavoro sarà proprio ispirato a questo grande artista. Vediamo subito come iniziare. Per la realizzazione ci occorreranno veramente pochi materiali. Bisognerà utilizzare dei volantini pubblicitari, io vi consiglio quelli dei supermercati che sono ricchi di immagini di frutta e verdura, della colla, delle forbici e per finire un foglio bianco. Ora è arrivato il momento di ritagliare tutta la frutta e la verdura che avete selezionato. Mi raccomando, cercate di essere il più precisi possibile. A questo punto è arrivato il momento di liberare la vostra fantasia, ma prima di incollare i ritagli sul foglio è meglio fare delle prove. Quindi prendete la frutta e la verdura e appoggiatela sul foglio cercando di formare il volto che dovete realizzare e cercando di fare quindi degli incastri, valutando le dimensioni e le forme che avete a disposizione. Per esempio, io tra i miei ritagli ho trovato questi due grilli di noce con cui ho deciso di realizzare le orecchie. Poi per fare gli occhi invece ho utilizzato due piccole arance, per il naso un piccolo gambo di sedano e ho cercato così di completare tutto il lavoro inserendo pian piano tutta la frutta e la verdura che avevo a disposizione. Una volta che vi sentite soddisfatti, dopo aver posizionato momentaneamente la frutta e la verdura sul foglio, è arrivato il momento di utilizzare la colla. Quindi cercate di smontare pian pianino l'immagine che avete creato e di ricomporla attaccando i vari ritagli in maniera definitiva, questa volta al foglio. Ed eccolo qui, il mio lavoro è terminato, cosa ne pensate? Ora anche voi potete realizzare il vostro collage alla maniera di Arcimboldo. Io vi saluto, ma siccome sono curiosissima, spero di ricevere tutti i vostri lavori ispirati a questo che abbiamo visto ora insieme, che potete mandarci al nostro indirizzo didattica@consorziocamu.it. Ciao, a presto!